Dicevamo che questa della Pentecoste è una delle più grandi feste della Chiesa. La Chiesa come la nuova Eva, il popolo nuovo, questa nuova Eva che è stata tratta dal costato del nuovo Adamo, di Cristo addormentato sulla croce. Dal suo sacrificio d'amore nasce questo popolo nuovo, questo popolo che ha ricevuto la missione da Cristo Gesù: come il Padre ha mandato me, così io mando voi, di portare la testimonianza di Cristo, di essere segno di unità per il genere umano, segno della possibilità che l'uomo ha di conoscere Dio, di aprirsi a Dio, di entrare in amicizia e in comunione con Lui. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Però i discepoli si trovavano paurosi, rinchiusi, abbiamo sentito, nello stesso luogo, nel cenacolo, per la paura dei giudei, della persecuzione che si era scatenata. Allora ci vuole qualcos'altro, ci vuole qualcun altro. Gesù lo aveva detto: vi darò un aiuto, vi darò un altro consolatore che verrà e starà con voi sempre, lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. Ed ecco che nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, quando il popolo dei giudei celebrava la Pentecoste,
che anticamente era una festa della mietitura, ma poi è diventata la festa gioiosa del dono della legge ricevuta da Dio sul Sinai, in quel giorno si compie la promessa e viene lo Spirito Santo. Abbiamo sentito nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli. E viene lo Spirito Santo come sul Sinai, con un rombo gagliardo e poi un vento impetuoso e lingue di fuoco sopra gli apostoli. La presenza divina dentro di loro che li ha trasformati da paurosi in coraggiosi, da pusillanimi in ardimentosi per Dio e per la fede, da timidi, balbettanti e paurosi a generosi annunciatori del Vangelo, testimoni con la vita e anche con la morte, col martirio della croce del Signore che ci ha aperto le porte del paradiso e ci ha donato la vita eterna. Allora ecco che si compie questa promessa, viene lo Spirito Santo che è come l'anima della Chiesa. La Chiesa tutta e anche ciascuno di noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Dio vuole abitare con noi, stare con noi. Gesù ci ha donato questo maestro interiore, lo Spirito Santo, per guidarci alla verità tutta intera, per ricordarci tutto quello che Lui ha detto. Senza lo Spirito Santo, che è quest'anima divina, questa presenza divina, che opera efficacemente nella Chiesa, basta che guardiamo come la Chiesa ha potuto superare attraverso i secoli, anche attraverso le proprie debolezze interne, le fragilità interne degli uomini della Chiesa, eppure la Chiesa si ripropone sempre in tutte le generazioni veramente come sacramento di salvezza, come colei che annuncia la parola del Signore, l'amore del Signore, lo annuncia e lo porta. In coloro che si sono davvero aperti all'azione dello Spirito Santo vediamo che fioritura, che messe straordinaria di santità nella Chiesa. Avete visto, ogni giorno nel calendario ne mettono uno, il più importante, ma ce ne sono decine di santi, senza dire poi tutti quelli che non sono nel calendario. Una messe di santità straordinaria, persone che si sono lasciate guidare interiormente dallo Spirito Santo e che si sono messe a obbedire allo Spirito Santo e sono diventati i santi della Chiesa. Allora ecco, si compie la promessa, lo spirito di unità che raccoglie in unità contro le forze della disgregazione, della divisione. Voi sentite, anche dentro di noi tante volte ci sentiamo divisi tra quello che siamo, quello che vorremmo, quello che dovremmo, quello di cui abbiamo paura, quello di cui non abbiamo coraggio. Ci sentiamo divisi dentro di noi, ma lo Spirito Santo porta luce, forza e unità, così anche tra di noi, nelle comunità, nelle famiglie, nella società internazionale. Quanto spirito di divisione, di disgregazione, e invece lo Spirito Santo porta unità. Avete sentito? Siamo da tutte le parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, Giudea, Cappadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egitto, parti della Libia vicino a Cirene, romani residenti a Gerusalemme, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e tutti li sentiamo parlare e li capiamo, e ognuno li capisce nella sua lingua. Vuol dire che la Chiesa parla per tutte le lingue, veramente, se si lascia guidare dallo Spirito Santo, parla a tutte le generazioni, parla a tutti i popoli. E cosa dice? Dice l'amore di Dio, che Dio ti ama, che ci ha dato lo Spirito. E San Paolo dice, non uno spirito da schiavi per avere paura di Dio, ma uno spirito che ci dice che siamo figli di Dio e che
il Signore veramente ci guida, che il Signore veramente provvede, che il Signore veramente ci accompagna nel cammino della vita. Lo Spirito Santo che attesta, convince il nostro spirito che siamo figli di Dio e che Dio veramente ci ama, che Dio veramente è con noi e che crea questa unità, che ci unisce in comunione nella carità dei figli di Dio, nell'unità dei figli di Dio. Quando noi siamo nello Spirito non abbiamo paura dell'altro, non abbiamo paura di avvicinarci, non abbiamo paura di fare il primo passo, perché siamo pieni di entusiasmo, perché abbiamo questa libertà interiore che viene dal saperci amati e benedetti dal Signore. Ma senza lo Spirito ci troviamo subito isolati, ci troviamo subito a fare un passo indietro, tre passi indietro, a contare le nostre ferite, le nostre delusioni, i nostri rancori e tutto quello che ci è stato fatto e ci incartiamo in questa palude. Ma è lo Spirito che ci dà la libertà di ricominciare, la libertà di perdonare, la libertà per capirci e per volerci bene. E allora veramente lo Spirito Santo, come dice San Paolo, chi cammina secondo lo Spirito cammina veramente nella grazia, nella gloria del Signore. Lo Spirito, Gesù dice, è il Consolatore, il Paraclito. Il Paraclito, che vuol dire? Vuol dire due cose, finisco con questo. Paraclito vuole dire colui che viene chiamato vicino, in greco, in latino sarebbe advocatus, avvocato, un aiuto che però tu lo devi chiamare. Ecco, prima del Vangelo avete sentito in latino l'antica sequenza del Veni Sancte Spiritus, bellissima preghiera. Si può dire anche in italiano, vieni Santo Spirito, tutti i giorni. E anche quando dobbiamo fare le cose più impegnative, prendere delle decisioni importanti, vieni Santo Spirito, illumina la mia mente, riscalda il mio cuore, riempimi del tuo amore, donami la tua grazia. Vieni Santo Spirito, è una preghiera bellissima. Perché è una preghiera che esprime la fede, ma esprime anche l'umiltà, perché abbiamo bisogno. Chi non ha bisogno, pensa di non aver bisogno, non si attacca alla preghiera. Ma chi chiede luce, chi chiede di fare davvero una distinzione nelle cose, un discernimento nelle proprie decisioni, vieni Santo Spirito. E il Signore, il Spirito, Signore che è Signore dalla vita, viene e ci aiuta. Gesù ce lo ha promesso, è il nostro avvocato, è il nostro paraclito, colui che si avvicina, che viene dentro di noi e ci guida, e ci aiuta, e ci dà forza. L'altro significato è appunto il consolatore, colui che da vicino si fa presente e dà forza e dà consolazione, non la consolazione della pacca della spalla sulla spalla che si devono, ma la consolazione veramente del progetto di Dio, che c'è un progetto di Dio, anche se stiamo attraversando un Venerdì Santo, anche se stiamo nella notte del Sabato Santo, però la grande consolazione è che il Signore è risorto, che viene la Pasqua, che viene la gloria del Signore, che c'è la vita eterna, che non dobbiamo avere paura. Allora, ecco, vieni Santo Spirito, bellissimo questo, vi darò un altro consolatore. Il primo era Lui ed è Lui, Gesù, ma adesso dona il suo Spirito, perché noi possiamo vivere nell'alleanza col Signore, nell'amicizia, nella grazia, nella gioia, nella libertà dei figli di Dio, e possiamo rendere testimonianza che Dio è amore, che Dio ci ama, che Dio ci aiuta.